Allora è partita la prima batteria ed è subito sorcio nuovo con Lampitelli che si portano in testa, Lampitelli alle spalle di sorcio nuovo, hanno subito qualche metro di vantaggio sull'atleta della Roseda di Merate, Pizzini. Eccolo al passaggio solo della campana con Sorcio Nuovo e Lampitelli che vanno via in coppia. Ancora l'atleta della Luna Sport Academy a guidare questa batteria. Vanno a chiudere con il tempo ufficioso di 45:45. Questo è il tempo della batteria, ma batteria che parte regolarmente dell'atleta del pattinatore di San Mauro Colaianni che si è portata in testa. Ora all'interno Cognini va a prendersi la prima posizione, l'atleta della Luna Sport Academy allunga. Allora andiamo a vedere Cognini al passaggio solo della campana per lei. Ancora allunga l'atleta della Luna Sport Academy. Eccola sul rettilineo opposto a quello d'arrivo. Ed è Cognini che va a chiudere, vediamo il tempo ufficioso è di 48:45 e siamo alla terza batteria. Batteria che parte con Amicone, ora sopravanzata da Paoletti. E noi abbiamo ancora un atleta della Luna Sport Academy in testa a questa batteria, Paoletti seguita da Amicone, poi Orlandini, ora il passaggio suono della campana, ultima volta. Ancora in testa Paoletti. Voglio vedere il tempo di chiusura di questa batteria che è di 40, non si ferma il tempo, quindi non riesco a darvelo. Batteria che parte regolarmente anche in questo caso ed è Benigni davanti a Cesca. Anche qui si crea subito una coppia che prende spazio rispetto alle altre. Cesca ora all'interno si porta in prima posizione. Campana per l'atleta dei pattinatori di Spinea che continua a condurre davanti a Benigni. E allora vediamo come va a chiudere, con che tempo va a chiudere l'atleta di Spinea, 47:51, tempo ufficiosissimo. All'appello junior maschi, all'appello. Intanto è partita la quinta batteria con Carraro, Bortolato, Biondi e Cecchetti. Ed è Biondi che si porta in testa, seguita da Bortolato. Allunga l'atleta di Martin Siculo, del Rolling Cosica. Al passaggio suono della campana. Ancora Bortolato in seconda ruota, poi Cecchelli. Intanto Biondi va a chiudere in 46:95.